TGM, sul backstage di Lara Song, l'ultimo video dei Litfiba. Lara Song nasce da un'idea particolare, quella di unire la musica dei Litfiba a un pilastro del videogioco degli ultimi anni, Lara Croft, Tomb Raider. Com'è nata questa idea? Ma è sicuramente un'idea che di base ci hanno proposta loro e noi abbiamo accettato di buon grado. Comunque volevo premettere che noi ci siamo sposati molto volentieri alla causa di Tomb Raider e Lara Croft, però volevo sottolineare che questo non è il nuovo singolo di Litfiba, questa è una cosa fatta espressamente per l'occasione. Cioè abbiamo cercato di immedesimarci nel personaggio di Lara Croft ed è venuto fuori questo tutto ciò. Ci sono delle atmosfere che sono molto attinenti all'ultimo lavoro che si è fatto, quindi mistero, esoterico, e direi che quello, insomma, è un ambiente nel quale ci muoviamo discretamente, perlomeno in questo periodo. Quindi abbiamo abbracciato con forte entusiasmo il progetto di poter inserire qualcosa dedicato a Lara, che comunque tra i personaggi virtuali è quello più quotato, diciamo. Perfetto, quindi la canzone inizia con Esatto. e chissà se sei tu che giochi a me. No, se sei tu, ricordatela. Chissà se sei Grazie. solo io che gioco te o sei Perfetto, tu che tu che giochi a me. giochi Quindi me. a questo punto è lei che gioca voi. Beh, può essere, anche perché spesso e volentieri nel virtuale trovi qualche spunto per il reale e al contrario, anche sul reale trovi spunti per il virtuale. E Lara, onestamente, se fosse reale, sarebbe qualcosa di veramente forte, molto carismatico come persona. E quindi non sai mai se stai giocando con lei o se è lei che gioca a te. Perfetto, dunque Lara Song uscirà il 25 ottobre sulla radio, verrà presentato il video durante lo SMAU tra poche settimane e verrà allegato il CD alla confezione del gioco, totalmente gratuita, beh, un bel gesto. Sposare un progetto così vuol dire prendere quello che è bello prendere, cioè l'idea, l'iniziativa pura e semplice, senza nessun altro, voglio dire, tipo di operazione. Allegare il CD a costo zero. Perfetto. Dunque, Tomb Raider, durante tutti questi anni ha assunto con quest'ultimo episodio una forma totalmente diversa rispetto a quello che è il canovaccio classico dell'avventura da Tomb Raider, cioè l'Indiana Jones in gonnella, eccetera, eccetera. Ha preso delle tinte dark e noir. Voi come avete integrato questa nuova visuale di Tomb Raider con la vostra canzone? Ma senti, al di là che io sono nato col dark, quindi è il new wave, quindi se per dire caschi al fagiolo è Sì, proprio eh? l'espressione giusta. Comunque per sviluppare meglio questo tipo di atmosfera abbiamo chiamato anche lo storico vecchio tastierista dei Litfiba, Antonio Jazzi, che era dei primissimi Litfiba, era un caposaldo anche lui di un certo tipo di sound. E devo dire che non mi ha assolutamente deluso in questo lavoro perché ha dato del suo e ha piazzato qui lì delle atmosfere veramente intriganti e giuste, penso, per questo lavoro. Perfetto, quindi pensate di aver veramente ricamato qualcosa di nuovo sul gioco, ecco, sull'impressione che dà il gioco all'utente medio comunque. Ma noi abbiamo cercato di dare del nostro al gioco praticamente, abbiamo un campo musicale sicuramente perché non sappiamo fare questo, abbiamo cercato di fare un bel connubio tra la nostra personalità e l'atmosfera del gioco. Penso sia abbastanza riuscito. Guarda, se vuoi la mia impressione personale, devo darti ragione, perché ascoltando, adesso l'ho ascoltata in questo pomeriggio quelle 600-700 volte, e devo ammettere che si sposa davvero bene con la causa del nuovo Tomb Raider. Che rapporto avete col videogioco? A prescindere comunque da questo sodalizio che Ma si è se consolidato con l'idea di Eidos. la prima volta che lui è arrivato a casa mia, aneddoto, Aneddoto? aneddoto, si è fermato al mio computer
e mi ha stellato non so quanti videogiochi dentro. Io sono un appassionato di strategia e adventure. E praticamente è arrivato da Ghigo, c'erano alcuni momenti insomma di pausa, e allora visto che c'è stato il tuo momento di Age of Empire. Esatto, stavo appunto dicendo, ho installato Age of Empire perché per me è un gioco meraviglioso, sia l'uno che il due, e sto per mettere le mani sul nuovo uscito della serie, che è Mythology, Age of Mythology, però sono ancora attaccato al 2 espansione con Queros. Mi piace giocare in rete eccetera, quindi da Ghigo ci siamo trovati e ogni tanto gli facevo vedere un po' le battaglie strategiche. E non solo da Ghigo. Esatto. No, in fase di registrazione disco Insidia, lo beccavi dentro nelle sale accanto allo studio con un portatile Age of Empire dentro. Cavolo, cosa sta facendo? No, niente, sto lavorando. sono di Age of Empire, perché sono un po' fan, mi è rimasto proprio nel sangue il tipo di gioco. E Lara invece me la sono giocata parecchio nel passato, quando c'è la prima edizione, poi ho seguito di tanto in tanto le altre, e come dicevi prima, questa nuova veste del videogioco che va a integrare delle forti atmosfere dark, quindi il fatto che lei non sia più, come dicevi tu, anche se non mi è piaciuto perché devi portare rispetto a Lara, perché non è una Indiana Jones in gonne. Non fare come Michael Jackson con la Pepsi. No! E quindi ti dico, è una bella situazione vedere che anche lei rientra. No, questo per sdebinare, no, uno sponsor micidiale ultra miliardario da Coca-Cola, sì. Beccata persino la Pepsi. No, il contrario. E quindi ti dicevo, è bello vedere integrare una problematica molto più umana, terrena, cioè stavolta è inguaiata e quindi deve fuggire, non deve più scoprire come prima, anche se poi dopo continua lo stesso tipo di spinta che ha avuto Tomb Raider, cioè quella della scoperta, della ricerca. Però c'è questo sfuggire ai complotti e agli inganni, che sono su di lei, il pregiudizio, il fatto che comunque venga giudicata come l'assassina del suo mentore. Il tuo cellulare è una bella scoperta. Non è il mio. Che cazzo è? Ragazzi, io tento di sorbonare quella classica suono che ti viene voglia di prendere. Deve essere il cellulare di Manu Chao. Sì. Chi è per voi Lara Croft? Dov'è la vostra Lara Croft? Ah, tu dici, ok. Ma io penso che... fantasia. Sì. Penso che comunque Lara Croft, per quanto uno se la immagini, nel senso, è molto personale. La mia è diversa dalla tua, eccetera. Quando ci giochi, diciamo che ti inserisci in un contesto che riesci difficilmente a portarlo poi in reale, vedere una Lara Croft reale. Soprattutto per le bocce, dobbiamo dirlo. No, poi tra l'altro alcune patch, come tu mi insegni, permettono di vedere. Si può dire! Che corre e gioca nulla. No, è veramente uno di quei personaggi virtuali riusciti. Sì, anche nel film, nonostante l'attrice... Angelina Jolie. Che sia una gran bella donna, sia tutto quello che vuoi, però è più sexy l'originale, non so come. È perché il fascino del poligono, possiamo dire. Non è il fascino solo del poligono, cioè diciamo che il personaggio della Croft te la guardi, ci giochi, però ti fa andare più la fantasia, ti fa andare. Si può parlare anche di un discorso che comunque il videogioco ti inserisce di più nella realtà di Lara Croft, mentre quando guardi un film sei molto più passivo. Per cui anche un discorso di medesimazione. Sì, sì, ma oltretutto, cioè come mezzi è stato girato con mezzi ultra hollywoodiani, cioè magari la storia non era così fortissima, però non mi è dispiaciuto guardarlo, cioè, è andato giù